Tutto in un colpo solo per la Nestor, vittoria di misura nel derby con il San Venanzo e a lungo in vetta più 6 sul Gualdo Casacastalda, fermato sull'1-1 dalla Merina. Un San Venanzo che protesta per l'episodio che decide la gara. Minuto 25 della ripresa, slalom di Nofri sulla destra, dribbling su Sagrazzini, sterzata su Di Croce che entra colpendo palla e gamba. Ilaria Possanzini di Foligno non ha dubbi e indica il dischetto. Fra le proteste prolungate di tutto il San Venanzo, dagli 11 metri, Mattia Sisani non sbaglia e ferma la lunga. Sul piano delle occasioni, i marcianesi hanno meritato di più rispetto a un San Venanzo che ha comunque fatto la sua gara battagliando per tutti i 95 minuti. Il computo delle palle gol nel primo tempo è di 5-1 per la Nestor, che ci prova subito con Carbonaro che sfiora il palo. Un minuto e tocca ad Ambrosi all'11esimo provare ad impegnare Colonnelli. La Nestor priva di Baronci, schierata da Montecucco con un 4-2-3-1 con Baldoni in porta, Nofri, Szczesniak, Coate e Sant'Antonio in difesa, Carbonaro, Biviglia ed Ambrosio in mediana con Mattia Sisani alle spalle di Davide Sisani e Baldacci. Inizialmente tiene il pallino del gioco e San Venanzo si vede al 28esimo quando Lucidi chiama in causa Baldoni dalla distanza. Nel 4-3-1-2 disegnato invece da Turchi con Colonnelli fra i pali, Cesarini, Panbianco, Di Croce e Sagrazzini con Proietti out per un attacco influenzale, Mulas e Curri in mediana, Ciani, Prosperini e Cavalletti sulla tre quarti alle spalle di Lucidi. Le iniziative offensive sono affidate soprattutto agli inserimenti dei classi 2000 Cavalletti, ma a sfiorare il gol è ancora la Nestor, sempre con Mattia Sisani. Al 31esimo si libera bene ma non trova lo specchio. A 3 minuti dall'intervallo invece il suo tocco finisce sopra la traversa sull'imbeccata di Nofri. Nella ripresa Montecucco toglie subito Baldacci per far posto a Bagnetti, Turchi risponde con Mencacci per Lucidi e al 58esimo ci vuole ancora Colonnelli per dire no all'ottimo Carbonaro servito da Szczesniak. Quando poi ci prova D'Ambrosio c'è una deviazione a far finire la palla sull'esterno della rete. Si arriva così al minuto 70 e al rigore descritto, con il San Venanzo che protesta non solo con l'arbitro Ilaria Possanzini ma anche con l'assistente Baroni di Foligno. Mattia Sisani non perdona, palo gol 1-0, gol numero 10 in campionato per il fantasista marcianese. Il San Venanzo protesta anche al minuto 80 quando Luca Quaglia ferma tutto segnalando un fuorigioco. Turchi inserisce forze fresche in mediana con Lanterna e Germini dentro al posto di Mulas e Curri. Il forcing finale dei padroni di casa però è tutto in questa conclusione di Cavalletti controllata da Baldoni e alla fine a far festa è solo la Nestor. L'amarezza di Ettore Turchi è legata soprattutto all'episodio che ha deciso la gara, il calcio di rigore. Beh, diciamo che quello può essere un particolare importante della partita. Adesso sarà un po' da valutare se il fallo c'era o non c'era. Effettivamente parlare poi sempre di un episodio, no? Importante quando la partita finisce 1-0 può essere anche riduttivo, però onestamente ha determinato la partita. Fermo restando che la Nestor si è dimostrata una squadra tosta, al punto giusto, gran corsa, gran messi bene in campo. Comunque era comunque una partita difficile, però ripeto, quell'episodio alla fine è il risultato determinante. Mi auguro anche per l'arbitro che rigore c'era, perché sennò comunque dispiacerebbe ancora di più. Io. La Merina ferma il Gualdo Casacastalda, la Nestor vince il derby, vola a più 6. Può essere oggi la giornata decisiva per la vittoria del campionato? No, perché è lungo, quindi questo assolutamente no. Del Gualdo non me lo dici tu, che non lo sapevo, sono contento, però ancora ci sono 12 partite, sono tantissimi punti, perciò, e sono tutte difficili come oggi, quindi prendiamo questa bella vittoria sul campo difficilissimo, una trasferta che sinceramente secondo me oggi poteva dirci e darci tanto. Siamo stati bravi, abbiamo fatto una partita difficile con un campo pesante, comunque provando a giocare credo sia il primo che il secondo tempo, e alla fine credo che la vittoria sia giusta ai punti. Adesso al di fuori l'episodio del rigore, che sinceramente dalla panchina non mi sembrava, in tutta onestà, però credo che abbiamo avuto l'occasione, nel primo tempo siamo stati anche sfortunati su un paio di situazioni, alla lunga credo che la Nestor abbia meritato la partita. Andiamo avanti, il cuore è lungo.